Il concetto e lo scopo della mostra è quello di far conoscere chi c'è dietro queste opere, chi è la persona, come vive, come si comporta, far capire che questi pittori non erano pittori di grido, ma erano visti come decoratori di ambienti. Queste persone rispondevano a delle esigenze di contratti con committenti e con scelte di contesto e di realizzazione, sia affreschi che parlino di persone che li hanno realizzati. Metodi per rintracciare e capire quali sono i pittori che realizzano determinate opere possono essere diversi. Diciamo, il metodo principale è quello di lavorare all'interno di un contesto chiuso, quindi un contesto chiuso che ci faccia capire il rapporto che esiste tra la decorazione e l'edificio, lo spazio, perché spazio e decorazione funzionano insieme. All'interno di questo contesto allora si può cominciare a vedere l'opera del decoratore. Pictor immaginario, cioè quello che realizza l'immagine, dà la possibilità di essere riconosciuto attraverso la mano dominante, cioè quella che è il suo tratto distintivo. Vediamo che la scelta dei soggetti ovviamente cambia. Per capirci e sintetizzare, quando si parla delle case del periodo di secondo stile, cioè quelle che sono più o meno della fase repubblicana, ci troviamo in una situazione in cui si scelgono grandi figure, grandi rappresentazioni architettoniche realistiche e generalmente i temi sono presi dal teatro, o dalla grande rappresentazione dal teatro, oppure in alcuni casi da alcuni eventi storici importanti, ma al di là del tempo. Rappresentazioni molto finali, rappresentazioni che parlano di un mondo molto più etereo. Quello che vediamo nella Rapacis lo si ritrova nelle decorazioni. Trattandosi di una città che ancora per buona parte è sotto l'eruzione del 79, ma anche tutto l'esterno della città che noi sappiamo continuare oltre le mura è ancora sconosciuta, è ovvio che lì dove ci saranno nuove scoperte, come quelle realizzate nella Reggio Quinta, ci saranno sicuramente novità e ci porremo sempre nuovo stupore e sempre nuove domande.